l'attenzione per la parola. Il mio lavoro si chiama disturbi dello spettro autistico, riquadramento nosologico e principi di terapia. L'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi 3 anni di vita. Colpisce in misura maggiore i maschi rispetto alle femmine e ha una prevalenza nella popolazione di 10-13 casi su 10.000. L'eziologia è multifattoriale, ma è ancora indefinita. Di sicuro predomina la componente genetica. Quello che ne deriva è un danno neurologico con deficit neuropsicologici associati. Le aree tipiche coinvolte in questo disturbo sono quelle della comunicazione e del comportamento, che si esprimono con deficit della comunicazione e dell'interazione sociale, comportamenti, interessi, attività ristretti e ripetitivi. Inoltre spesso si associano delle caratteristiche quali epilessia, ritardo mentale e scarsa modulazione degli stati emotivi. Il coinvolgimento delle aree tipiche appena citate, insieme al criterio di sintomi presenti dalla prima infanzia e il limitato funzionamento dell'individuo, pone le basi per una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il progetto terapeutico, non esiste ad oggi una terapia volta a migliorare le cause dell'autismo, perché sono di per sé ancora indefinite. Quindi la terapia agisce migliorando il decorso e la prognosi, riducendo le manifestazioni del disturbo stesso. Gli obiettivi quindi sono il potenziamento delle aree deficitarie, ovvero una serie di interventi volti a migliorare l'interazione sociale e la comunicazione, nonché favorire l'ampliamento dell'interesse e la flessibilità dell'iscrizione. Inoltre correggere comportamenti disadattativi e sviluppare l'adattamento emozionale. Il razionale del trattamento sul miglioramento della comunicazione sociale e dell'interazione si svolge sulle due abilità sottostanti, ovvero sul potenziamento dell'attenzione congiunta e sullo sviluppo della simbolizzazione. L'intervento sulla comunicazione è importante, oltre che di per sé, anche perché è inversamente proporzionale alla presenza di comportamenti disadattativi e allo scarso controllo emozionale. Entrambi i fattori da interpretare come manifestazioni comunicative dell'individuo autistico che appunto non riesce a esprimersi in maniera convenzionale e usa queste modalità inadeguate di conversazione. Per le strategie per attivare questi obiettivi si è scelto di approfondire il modello ABA, proprio in base all'esperienza avuta in questi anni di tirocinio. Il modello ABA si basa sull'analisi funzionale del comportamento e sulle tecniche comportamentali, quindi il comportamento è inquadrato in un ciclo a 3 termini in cui è evocato da situazioni antecedenti e mantenuto dalle conseguenze che esso genera. Dall'analisi del comportamento è poi possibile modificare lo stesso agendo su antecedenti e conseguenze. Le tecniche utilizzate sono in primis il principio del rinforzo, secondo cui la presentazione di uno stimolo positivo, la rimozione di uno stimolo avversativo dopo l'emissione di un comportamento determina l'incremento di quel comportamento in condizioni simili. Quindi, tramite appunto il principio del rinforzo, è possibile facilitare l'emissione di un comportamento. La tecnica usata per indurre la prima emissione di un comportamento è quella del prompting e del padding, ovvero il prompting consiste nell'erogazione di uno stimolo accessorio non facente parte della risposta, al solo fine di facilitarne l'elicitazione, salvo poi ridurla immediatamente e gradualmente nelle richieste successive. Il modeling invece consiste nell'acquisizione del comportamento per imitazione di un modello. Lo shaping invece è una tecnica usata per elicitare un nuovo comportamento partendo da un comportamento simile, proprio perché il comportamento meta richiesto non è presente nel repertorio dell'individuo. Quindi rinforzando gradualmente comportamenti sempre più vicini al comportamento meta, si arriva a raggiungere il comportamento meta stesso.
Infine, altra tecnica utilizzata è il chaining e la task analysis, una tecnica che ci consente di insegnare abilità complesse partendo dalla loro scomposizione in abilità semplici. Quindi procedendo a rinforzare dall'ultima risposta o dalla prima, quindi retrogrado o anterogrado. Nel verbal behavior l'interpretazione comportamentale si estende anche al linguaggio. Esso parte dal presupposto che la parola non è solo da considerarsi nella sua accezione morfosintassica, bensì in base alla sua funzione, quindi classifica le parole in operanti verbali. Infatti la stessa parola può essere utilizzata sia per richiedere che per denominare, che per imitare, che per rispondere a domande. Il verbal behavior si basa sul presupposto che in alcuni soggetti, quali anche quello autistico, il linguaggio in comprensione e il linguaggio in produzione si sviluppano con dei tempi marcatamente diversi. Quindi ma il trasferimento di una parola da una categoria funzionale all'altra non è scontato come nel soggetto a sviluppo tipico. È necessario quindi insegnare al soggetto autistico a trasferire la stessa parola da un contesto all'altro. Questo si ottiene iniziando dall'imitazione, quindi dalle COIC, fino ad arrivare gradualmente alla richiesta. L'insegnamento del verbal behavior riguarda un linguaggio descrittivo, quindi non interpretativo. E questo è un presupposto che appunto tiene conto decisamente del limite del soggetto autistico in questo senso. L'intervento comunque di potenziamento dell'interazione sociale e della comunicazione non può sicuramente ridursi solo al setting terapeutico, in quanto costituiscono potenzialità terapeutiche anche tutte le opportunità di interazione che si offrono al bambino autistico. Quindi il progetto terapeutico deve comprendere anche il coinvolgimento dei genitori, della scuola e del contesto sociale in cui il bambino vive. Concludendo, l'applicazione di un progetto terapeutico valido, specie se precoce, costituisce per il bambino autistico la differenza tra una vita fatta di isolamento e un'esistenza invece carica di opportunità di autonomia e di interazione nel contesto sociale. Grazie. Grazie anche per essere stata nei tempi. Ci sono domande da parte della commissione, altrimenti ringraziamo la candidata e passiamo alla successiva tesi della signora Lisanna Donghia, afasia post-stroke e afasia progressiva primaria, valutazione e trattamento logopedico. Relatore il professore Specchio e in questo caso il sottoscritto, cioè il professor Donghia. Buongiorno a tutti. Ho voluto iniziare l'esposizione di questo mio lavoro con questa frase: i limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo, tutto ciò che conosco e ciò per cui ho delle parole. Questo per spiegarvi quanto sia importante il linguaggio per la vita di ognuno di noi. Infatti senza esso noi non potremmo esprimere la nostra opinione o peggio ancora un bisogno. La perdita di questa capacità prende il nome di afasia, che è una difficoltà nel comprendere il linguaggio e nel produrlo. Esistono diverse forme classificate in tre gruppi principali, che sono le afasie con espressione orale fluente, quelle con espressione orale ridotta e le afasie cosiddette pure. Dal punto di vista clinico, le forme che riscontriamo frequentemente sono l'afasia di Wernicke, che è una forma fluente, e l'afasia di Broca e globale, che sono invece forme con espressione orale ridotta. Quali sono le cause? Le cause possono essere tante. Tra le più frequenti ricordiamo l'ictus, ischemico emorragico, i tumori cerebrali e i traumi cranici.
Esiste poi un'altra forma di afasia piuttosto rara, che è l'afasia progressiva primaria, caratterizzata inizialmente da un declino soltanto del linguaggio. Successivamente ci sarà una compromissione anche del comportamento e della memoria. Distinguiamo tre forme: la forma non fluente, la forma somatica e la forma logopedica. Lo scopo del lavoro è stato quello di confrontare quest'ultima forma di afasia, la progressiva primaria, e l'afasia invece causata da ictus, due forme diverse da un punto di vista etiopatogenetico e per quanto riguarda la prognosi, ma simili per quanto riguarda la sintomatologia logopedica. Prima di iniziare qualsiasi trattamento riabilitativo dobbiamo valutare il paziente, in questo caso il tipo e il quadro del disturbo afasico. In particolar modo andremo ad osservare il linguaggio spontaneo e il versante espressivo, per esempio la capacità del paziente di denominare un'immagine, il versante ricettivo, ovvero la comprensione, ed infine lettura e scrittura. Per fare questo ci sono diversi test di valutazione. Quello che io ho utilizzato è stato l'indagine neuropsicologica, esame dell'abilità comunicativa dell'adulto afasico, in quanto mi ha offerto una duplice opportunità: da un lato di utilizzare materiale, lo stesso materiale insomma, per valutare il paziente, e dall'altro lato per effettuare il trattamento. Il test è costituito da un quaderno di registrazione, dove generalmente si annotano le risposte del paziente o quelle che possono essere delle osservazioni, una raccolta di parti grafiche che si somministrano al paziente e una scheda riassuntiva con tutte le conclusioni diagnostiche legate agli esami effettuati dal paziente. Il trattamento logopedico. Innanzitutto dobbiamo dire che non esiste un trattamento uguale per tutti i pazienti, valido per tutti i pazienti. Innanzitutto perché, come abbiamo visto, diverse sono le forme di afasia e poi perché diversi sono i pazienti tra di loro. Per cui va adattato e personalizzato a quelle che sono le sue caratteristiche e soprattutto dobbiamo assicurarci sempre che il paziente ci fornisca la sua attenzione e la sua partecipazione. Passiamo adesso ai casi clinici. Sono stati osservati 5 pazienti, 3 con afasia da ictus e 2 con afasia progressiva primaria. Il primo paziente oggetto dell'osservazione è stato un uomo di 68 anni con afasia di tipo misto e con progressione soprattutto del versante espressivo. Inoltre alla valutazione sono emersi incoordinazione oculomanuale e disorientamento spazio-temporale. Per cui si è lavorato sia su questi aspetti che per quanto riguarda la denominazione e il riconoscimento di oggetti e di immagini. Il secondo paziente osservato è stato un uomo di 54 anni con afasia di tipo Wernick e danno fonemico. Infatti questo signore presentava delle parafasie fonemiche, che sono delle sostituzioni di fonemi, ovvero di suoni, e aveva difficoltà poi a percepire, dal punto di vista uditivo, alcuni fonemi, nonché deficit della memoria e dell'attenzione. Per cui si è lavorato anche in questo caso su esercizi di riconoscimento e denominazione e sulla lettura di parole, che tra l'altro era un suo punto di forza. Il terzo e ultimo paziente osservato affetto da ictus è stata una signora di 76 anni con afasia fluente di conduzione. Questa signora, oltre alle parafasie semantiche che abbiamo detto prima, presentava le parafasie semantiche, sostituzione quindi legate più che altro al significato dei termini e delle parole. Il trattamento logopedico non differiva, diciamo, di molto da quelli visti precedentemente e in più si è lavorato sulle prassie bucco-linguo-facciali, ovvero degli esercizi per stimolare la muscolatura del volto. Alla fine del periodo di trattamento presso la struttura di ricovero, in tutti e tre i pazienti sono stati osservati dei miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda l'iniziativa verbale, quindi l'eloquio spontaneo e la capacità di mantenere una conversazione. Il quarto paziente osservato è stata una donna di 74 anni con afasia progressiva primaria. Questa signora presentava inversioni fonemiche e difficoltà nella ricerca delle parole, nonché insomma commetteva anche errori ortografici. Il trattamento logopedico ruotava intorno al riconoscimento, alla denominazione di oggetti e anche all'associazione di immagini e parole. Il quinto e ultimo paziente oggetto del mio studio è stato un signore di 68 anni con afasia progressiva primaria, il quale aveva difficoltà a ricordare il nome corretto delle cose, delle parole, termine che viene definito, disturbo che viene definito anomie, e utilizzava le cosiddette parole passepartout, per esempio il coso, l'affare, per indicare appunto gli oggetti.
Per cui il piano terapeutico è stato caratterizzato dal riconoscimento appunto di, quelle, di quegli oggetti, di quei nomi che aveva appunto difficoltà a ricordare. Anche per questi due pazienti, alla fine del loro primo ciclo di trattamento, sono stati registrati dei miglioramenti, seppur lievi, relativi alla, all'area ovviamente deficitaria, quella fonemica e quella semantica. Confrontando i risultati, i dati meglio registrati sia alla presa in carico dei pazienti, ovvero alla loro valutazione, che alla dimissione, possiamo ritenerci soddisfatti comunque dei risultati ottenuti perché effettivamente ci sono stati dei miglioramenti, prova che il trattamento logopedico effettivamente sortisce degli effetti positivi. Tuttavia, e qui concludo, bisogna fare una precisazione, nel senso che il trattamento logopedico nelle due forme di afasia ha raggiunto degli obiettivi diversi. Infatti, se nell'afasia da ictus l'obiettivo è stato quello di ripristinare una forma di comunicazione quanto più possibile simile a quella originaria, lo stesso non si può dire dell'afasia progressiva primaria, perché essendo un processo lentamente progressivo, il trattamento logopedico ovviamente ha mirato più che altro a contenere quelle che sono le abilità del paziente. Vi ringrazio per l'attenzione. Molto bene, grazie. Ci sono domande da parte della commissione? No? Allora, grazie alla candidata. Passiamo alla successiva candidata.